giornate fai d'autunno tra boschi, palazzi e siti militari. Università, la Fondazione Medor consegna borse di studio a 3 studenti marocchini. La siderurgia italiana rialza la testa. GIS 2021, la 3 giorni dedicata al sollevamento e ai trasporti eccezionali. Halloween, la festa dei bambini che piace anche ai grandi. OMC, ENI, cattura e stoccaggio delle CO2, bisogna agire subito. Samsung apre le porte all'arte. Tornano le giornate FAI d'autunno, giunte alla loro 10ª edizione. La più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale, con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d'Italia, tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. Sabato 16 e domenica 17 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, la grande festa del patrimonio italiano organizzata in particolare dai gruppi giovani del FAI. 600 aperture di luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 300 città italiane. Un modo per riscoprire la gioia di visitare il nostro meraviglioso patrimonio, tanto più dopo i lunghi mesi di chiusura che abbiamo patito. Quest'anno, tra le aperture proposte, oltre ai luoghi sorprendenti delle giornate FAI, dal Casino del Bel Respiro a Roma, Villa Salviati a Firenze, dalla Chiesa di San Carlo Borromeo a Ferrara, all'Amideria Chiozza a Ruda, dalla Scuola di Alta Formazione in Restauro di Matera ai borghi di Stornara con i suoi murales e di Robilante, sul percorso della Ferrovia delle Meraviglie si aggiungono anche visite ad alto impatto emotivo, quali quelle nei territori devastati dagli incendi della scorsa estate. Santo Lussurgiu, Oristano, dove le fiamme hanno distrutto quasi interamente l'area protetta di Montiferru, bruciando 650 ettari di bosco, e Platania, Catanzaro, dove si potrà attraversare la foresta parzialmente distrutta del Monte Reventino. Due itinerari fuori dal comune per comprendere a fondo i danni spesso irreparabili degli incendi e riflettere sull'importanza della cura e della tutela del patrimonio ambientale. Andate sul sito giornatefai.it, scoprite le aperture più vicine a voi, organizzate le vostre visite, prenotate e iscrivetevi al FAI, un modo per stare insieme, festeggiare la nostra Italia e continuare a permettere al FAI di condurre la propria missione. Inoltre il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate concederanno l'accesso straordinario in luoghi simbolo di significativa importanza storica e istituzionale, tra questi ad esempio Palazzo Esercito a Roma, la Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino, la Real Casina di Caccia dei Borboni a Persano, Palazzo Cusani a Milano, il Centro Logistico dell'Aeronautica Militare di Cadimare alla Spezia, il Complesso di Santa Giuliana a Perugia e l'Arsenale di Venezia. Tre borse di studio agli studenti marocchini provenienti dal Politecnico di Rabat Mohamed VI a consegnarle a Roma alla presenza del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, la Fondazione Medor, che ha l'obiettivo di promuovere attività culturali, di ricerca e formazione scientifica per rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l'Italia e i paesi dell'area del Mediterraneo allargato fino alla Sahel, Corno d'Africa e Mar Rosso e del Medio ed Estremo Oriente. Operazione questa, frutto dell'accordo tra la Fondazione, l'Università di Rabat e la Luis Guido Carli. Noi crediamo moltissimo nella formazione universitaria nell'ambito del Mediterraneo, crediamo moltissimo nell'alta formazione professionale. Abbiamo un obiettivo strategico, che è quello di costruire in Italia, se ci riusciremo, un istituto di studi e cultura araba, e perché pensiamo che la cultura, lo studio delle religioni, la formazione, la scienza siano qualcosa che possa unire il Mediterraneo, e mai come adesso c'è bisogno di unire il Mediterraneo, e perché il Mediterraneo è un mare chiave nell'assetto del pianeta, è un mare attraversato oggi da profonde tensioni. Abbiamo bisogno di mettere in campo tutto quello che unisce, in un rapporto molto forte tra l'Africa, l'Europa, il Mediterraneo allargato, i paesi arabi.
perché sappiamo che qui si gioca un pezzo fondamentale degli assetti di sicurezza e di pace dell'intero pianeta. I vincitori delle borse di studio sono una studentessa e due studenti provenienti dal Marocco, che frequenteranno rispettivamente i corsi di laurea magistrale della durata di 2 anni in Global Management and Politics, International Relations and Economics and Finance. La LUIS è impegnata su diversi progetti che guardano il Mediterraneo esteso. Abbiamo una progettualità con la Giordania ormai da 3 anni, insieme anche alla Fondazione Terzo Pilastro, che offre opportunità di studio in LUIS a più di 20 studenti e studentesse giordane. Siamo poi impegnati con la Fondazione Medor sul Marocco, ma con l'idea e l'obiettivo di allargare il nostro campo di azione, quindi anche altri paesi nordafricani. E stiamo adesso lavorando con gli Emirati Arabi Uniti per, attraverso l'Expo 2020 a Dubai, per provare anche a lavorare con il Medio Oriente in senso stretto. La Fondazione è impegnata sia a promuovere la collaborazione in ambito accademico e di ricerca che a sostenere molteplici attività di natura culturale secondo le finalità per cui è nata. Made in Steel, l'esposizione di riferimento per il settore siderurgico, ha ospitato il convegno Bilancio d'Acciaio, ideato dall'ufficio studi Siderweb. Sono stati presentati i dati 2020, quasi 5.000 bilanci, delle imprese siderurgiche e il quadro emerso è quello di un settore in ripresa. Ma direi che riparte piuttosto bene, anche perché aveva resistito più di altre siderurgie europee all'impatto ovviamente della crisi provocata dalla pandemia. Quindi avremo un 2021 molto positivo, secondo me anche con prospettive abbastanza buone anche nel 2022. Ovviamente non mancano i problemi, ma credo che se siamo riusciti a resistere a un momento molto difficile che è stato il 2020, non ho dubbi che riusciremo a superare anche gli eventi sfavorevoli che si stanno presentando nel 2021 e che probabilmente riviveremo anche nel 2022. Presenta Made in Steel anche Biper Banca, a sottolineare la sua vicinanza alle imprese e al mondo della siderurgia. Noi quest'anno credo abbiamo vissuto un anno molto particolare, in quanto siamo cresciuti di oltre il 40% con l'acquisizione delle filiali dal mondo Intesa, Ubi e Intesa. E la presenza su questi territori e su questo settore, che è diciamo un settore trainante di questi territori, per noi è fondamentale, importante, quindi abbiamo voluto fortemente esserci per dare un segnale tangibile e concreto della vicinanza che vogliamo avere nei confronti sia dei territori che degli imprenditori. Il sistema bancario, BPER in particolare, ha tutta una serie di fonti in qualche modo alternative a quello che è il finanziamento ordinario del Cincorante, e le metteremo tutte a disposizione di queste imprese che sono veramente importanti. È stata inaugurata nella cornice di Piacenza Expo l'ottava edizione del GIS, le giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, la più grande kermesse europea dedicata al settore del sollevamento di materiali, al lavoro in quota, alla movimentazione industriale e portuale e ai trasporti eccezionali. Temi importanti della manifestazione: innovazione, sicurezza, sostenibilità e ripresa post pandemia. Arrivando dalla strada mi batteva il cuore, perché vedere, non so quante sono queste gru, saranno 50, 100, 200, sembra veramente un miracolo. 400 espositori, quindi veramente credo che lascerà il segno questa manifestazione, che dopo 2 anni riparte. È la ottava, e mi dicevano che sta diventando la fiera per il sollevamento e dei trasporti eccezionali più importante d'Europa. Ancora a metà giornata della giornata di apertura, al GIS 2021 abbiamo superato la soglia dei 4.000 visitatori. Ora è chiaro che con questi sono numeri che sui quali non possiamo giocare, nel senso che chi entra ovviamente ha un biglietto con un QR code e quindi non c'è scampo, no? Quindi c'è verità. Poi la nostra fiera tra l'altro è anche certificata. Vedo soddisfazione anche negli espositori. Il GIS, queste giornate sono diventate le giornate veramente della bellezza di questo settore economico. Ogni autunno ritornano. Sono brutti, spaventosi, ma innocui.
sono i mostri e le streghe che in questo periodo dell'anno fanno capolino man mano che si avvicina il 31 ottobre, la notte di Halloween. A Mirabilandia, da 11 anni, il parco divertimenti più grande d'Italia si trasforma. Tutti i weekend fino al 1 novembre, percorsi horror per adulti e teenager, l'Halloween Horror Festival, i tunnel fatati per i bambini e gli spettacoli con intrattenimenti per tutte le età saranno protagonisti. Abbiamo rinnovato la nostra offerta aumentando il numero di percorsi per i bambini e per i grandi e nel momento in cui diventa buio, alla sera, dopo le 7, orde di zombie infesteranno le strade del parco, ovviamente in modalità protetta, per spaventare chi avrà il coraggio di entrare. Acid Rain, Malabolgia, Iorona, Psycho Circus e Dead Town sono i luoghi del terrore da cui non sarà facile mettersi in salvo. Per i più piccoli, il tunnel Circo Baleno e le sue sorprese, il labirinto stregato e le novità 2021. Tante novità, il prodotto è molto completo, 5 tunnel horror, 4 tunnel per i bambini, di cui proprio la novità di quest'anno, che Ho perso Dante, dove i bambini dovranno aiutare Virgilio a ritrovare il sommo poeta. Ma non solo, tantissimi show, novità di quest'anno, Los Locos Fantasma, i cui protagonisti sono tre fantastici e molto bizzarri fantasmini, e tanti altri musical. Pauroso divertimento, ma in sicurezza, nel pieno rispetto delle misure di contrasto al Covid. Dopo il 6 agosto, quando è stato necessario avere il Green Pass per poter entrare in un parco, abbiamo installato un punto tamponi all'entrata del parco, ne abbiamo fatti fra i 30 e i 40.000 e quindi questo ha permesso a moltissima gente di venire a divertirsi al parco in totale sicurezza e questo ha permesso di fatto di avere un afflusso al parco che probabilmente sarebbe stato impensabile in condizioni diverse. Terza ed ultima giornata di lavori per l'OMC, la Fiera dell'Energia del Bacino del Mediterraneo. 3 giorni di esposizioni e dibattiti incentrati sul futuro del settore, dalla decarbonizzazione alla sostenibilità, alle fonti di energia rinnovabile. Eni per l'occasione ha presentato il suo rapporto locale di sostenibilità con un focus proprio su Ravenna. Eni è presente a Ravenna con tutte le realtà di business, quindi l'attività di coltivazione del gas naturale con l'upstream, l'attività di Versalis per quanto riguarda la chimica e le gomme, con Eni Rewind per le bonifiche, con Eni Power per la generazione e infine con R&M per quanto riguarda trasporto e stoccaggio di GPL. Il rapporto racconta come tutte queste realtà di Eni si integrino sul territorio e come contribuiscano alla decarbonizzazione con l'obiettivo al 2050. Ravenna nel presente e soprattutto nel futuro di Eni. In cantiere un importantissimo progetto di Carbon Capture Utilization and Storage, un hub che in futuro potrebbe raccogliere fino a 500 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Qui a Ravenna stiamo lavorando a un progetto dimostrativo in relazione allo stoccaggio della CO2. Il progetto dimostrativo è di taglia limitata, limitatamente a 100.000 tonnellate, e punta a dimostrare come possa essere realizzato in maniera sicura sfruttando le competenze e gli asset esistenti. A questo potrà poi far seguito un progetto importante volto a decarbonizzare e quindi a stoccare e riutilizzare la CO2 sia delle realtà di Eni del territorio ma anche di terzi. Samsung apre le sue porte agli artisti e presenta il progetto The Art Room by Samsung, realizzato in collaborazione con la curatrice d'arte di rilevanza internazionale Caroline Corbetta. L'obiettivo è unire tecnologia e arte per rendere le opere accessibili a un pubblico sempre più vasto. Un progetto che parte dall'unione di innovazione e arte, un progetto che ovviamente nasce anche dalla fruizione dell'arte in modo più innovativo in un'era post-Covid, un progetto che ha degli ingredienti fondamentali. Ingrediente numero uno, una curatrice di eccezione, Caroline Corbetta, che ha seguito, gestito e diretto il progetto, selezionando insieme a Samsung 6 giovani artisti. 6 giovani artisti hanno dato sfogo alla loro immaginazione artistica e hanno creato 6 opere esclusive grazie, terzo ingrediente fondamentale, ai prodotti Samsung. Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy Tab S7 Plus,
S-Pen, elemento fondamentale apprezzatissimo dagli artisti, e ultimo, ma non ultimo, The Frame, il nostro televisore che è un'opera d'arte, un quadro creato apposta per non solo vedere contenuti, ma anche vedere quadri e illustrazioni creative. Un progetto che conferma e rinforza l'impegno di Samsung nel sostenere la diffusione dell'arte presso il grande pubblico attraverso il proprio ecosistema tecnologico. L'obiettivo nostro è stato quello di generare una democratizzazione innovativa dell'arte, perché per Samsung innovare a 360 gradi vuol dire anche avere nuove interpretazioni artistiche, dove non semplicemente un progetto fisico diventa digitale, ma in questo caso un progetto e un'opera artistica nata sul digitale diventa fruibile solo ed esclusivamente sul digitale. Due parole chiave: inclusività e innovazione. Queste sono le parole chiave di questo progetto.